Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Farò su questo, io penso veramente che molte delle cose che ha detto la professora Orbiniati sono giustissime, cioè bisogna stabilire, dice la Meloni, un principio di laicità per cui un marito, un partner ha assolutamente un diritto alla propria autonomia, e questo dovrebbe essere ancora più forte se fosse al contrario. Cioè, mentre questo decreto ha degli elementi che ci devono inquietare, sarebbe bello se per una volta voi di sinistra rinunciaste ad attaccare sul piano personale il Presidente del Consiglio. Guardi, non solo la Presidente del Consiglio, personalmente non credo il Partito Democratico, nessuno abbia associato le parole di Gianbruno a Giorgia Meloni. In questo condivido ciò che ha detto Giorgia Meloni e ciò che ha ripetuto Nadia Orbinati. Ciò che dice Gianbruno è responsabilità di Gianbruno, non di Giorgia Meloni. Però Giorgia Meloni oggi fa, ma nella conferenza stampa, parole sue, dice: però mia madre mi diceva che non bisogna stare attenti a mettersi in determinate condizioni. Quello è inaccettabile, perché in questo paese quando qualcuno viene o picchiato in uno stadio o addirittura ammazzato, purtroppo, perché è stato anche questo, quando accadono situazioni agli uomini che si trovano in condizioni di pericolo, nessuno, il ragazzo purtroppo ammazzato in piazza del municipio a Napoli per un motorino, nessuno si è azzardato a dire non doveva andare in situazioni di pericolo perché magari era tardi. E giustamente avviene solo e solamente quando riguarda le donne, e se ha una condizione lapalissiana, ma perché dirla? Perché dirla in uno stupro, tra l'altro, che coinvolge una donna che non solo non aveva bevuto, non si era drogata, ma è stata indotta a ubriacarsi? Perché dirlo? Perché sotto sotto non è che c'è la difesa di uno stupro, ma c'è ancora una cultura maschilista che, rispetto alle donne in particolare, incrocia la colpevolizzazione della vittima. E questo Gianbruno o non Gianbruno, anche la Presidente del Consiglio non doveva dire quelle cavolate, perché visto che invocano sempre un'Italia grande, io voglio un'Italia in cui non mi debba difendere dal lupo, ma in cui si combattono i lupi. Questa è l'Italia che voglio io, la patria e nazione. Beh, chi dirà che è un comizio, però questo credo che sia una cosa liberale. No, io precedo Vecchi e dico che al di là del... È solo che mancano proprio degli elementi. Cioè, posso darvene uno su cui litigare agevolmente? No, ma non forniti abbastanza. Abbiamo creato una coppia. No, infatti siete invitati così in blocco tutti e tre, perché il tema oggi è ovviamente anche la manovra, ovviamente anche il tema della conferenza stampa era legato anche